Un'operazione di soccorso in mare per un'imbarcazione da diporto partita da Fano è stata conclusa dagli uomini della Guardia Costiera di Pesaro nella giornata di ieri. L'allarme lanciato intorno alle 11 al numero blu di emergenza 15:30 richiedeva l'aiuto per un infortunio avvenuto a bordo di una barca a motore a causa di una caduta accidentale di uno dei due diportisti dopo un'onda anomala. È stato così disposto l'immediato intervento di una motovedetta che al momento si trovava in attività di pattugliamento della costa nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro con a bordo il personale della Croce Rossa del comitato locale del capoluogo. L'equipaggio è riuscito ad intercettare l'unità con il diportista infortunato. Si tratta di un turista di 69 anni proveniente dalla provincia di Milano che lamentava forti dolori fisici per un grave trauma alla spalla. L'uomo è stato poi trasportato dal 118 al San Salvatore di Pesaro per gli accertamenti del caso. Sempre nella di Ieri, nelle acque del litorale Fanese, ha avuto luogo un'ampia esercitazione di soccorso in mare, organizzata e coordinata dall'Ufficio Circondariale Marittimo. L'obiettivo è stato quello di testare i reali tempi di intervento, ottimizzare le comunicazioni radio e consolidare l'efficienza del dispositivo di ricerca e soccorso. Cinque mezzi navali impiegati nelle tre diverse emergenze, 36 uomini e tre cani abilitati al salvataggio in mare. Un'esercitazione complessa che ha richiamato la curiosità e l'interesse di bagnanti e di portisti che attratti da fumogeni e razzi rossi si sono spostati sulla battigia di Bagnicarlo, Lido 2. Lido 3 e Bagnarzilla per assistere in successione alle diverse operazioni. All'intervento hanno preso parte, oltre ai militari della Guardia Costiera, gli uomini del Cibi Club Mattei, della Società Nazionale di Salvamento, sezione di Fano, del Sea Rescue School K9 e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Mare Dentro. Hanno partecipato inoltre il Club Nautico Viviani e lo Stabilimento Balneare Bagnarzilla. L'iniziativa ha confermato l'esistenza di un efficace e puntuale dispositivo di gestione del soccorso in mare da parte dell'autorità marittima, ma anche di una collaborazione costruttiva con gli enti di protezione civile, che si sono confermati una solida risorsa del territorio fanese.